Il MEI compie 20 anni e li festeggia con una 3 giorni tutta faentina. Venerdì 26 settembre, grande anteprima con 60 anni di Romagna Mia insieme ai titoli nella piazza della Molinella. Poi, il sabato 27, dopo l'inaugurazione alle 14 nella sala del Consiglio Comunale, si prosegue con la Notte Bianca, mentre la domenica 28, grande festa di chiusura al Teatro Masini. 20 anni di MEI, che cosa avete organizzato? Ma diciamo che sono 20 anni di celebrazione di una manifestazione che è un punto di riferimento per la nuova scena musicale indipendente emergente. Siamo potuto durare 20 anni, come dicevano adesso il sindaco Giovanni Malpezzi e il vice sindaco Massimo Isola, che ci hanno accompagnato in questa presentazione, proprio perché ha saputo cambiare insieme ai grandi mutamenti che la musica ha fatto e soprattutto cambiare anche spazi, territori, luoghi in cui svolgersi, come la scelta felice di farla in centro storico. Quindi 3 giorni, il 26, 27 e 28 settembre, di musica non stop, che cercheranno di rappresentare tutte le scelte stilistiche e artistiche della nuova scena musicale indipendente ed emergente italiana. Intanto siamo partiti con i numeri dell'anno scorso, 30.000 presenze, la manifestazione turistica più importante del territorio, sono circa 500.000 le presenze che abbiamo avuto nei 20 anni del MEI. È uscito un doppio CD compilation che racconta questa storia con 38 brani edito dalla Sony in collaborazione con numerose etichette indipendenti. In questi 3 giorni avremo l'esclusiva sabato 27 settembre di 3 allegri ragazzi morti che orchestreranno la loro lunga storia musicale di successo. Erano in tour con Jovanotti l'anno scorso insieme a un'orchestra jazz swing, e quindi un evento unico da non perdere. Insieme a loro ci sarà Eugenio Finardi che presenterà una sua produzione in occasione delle premiazioni che faremo con i migliori artisti indipendenti ed emergenti dell'anno, e poi già tanti altri nomi come i Rezofoni con Mario Riso, Zibba che viene proprio dal MEI ed è emerso quest'anno grazie al Festival di Sanremo, Francesco Baccini, Cristiano Godano e Giancarlo Onorato che presenteranno il loro disco Ex, Daniele Rondo, la festa dei 10 anni della Mano in Alto con Valanzasca, e tanti altri nomi che arriveranno sicuramente ancora verso settembre. E come avete immaginato queste 3 giornate? Cioè, nel concreto, come sono suddivise, che cosa farete? Ma il 26 c'è un'anteprima nella piazza della Molinella di fronte al Teatro Masini, legato ai 60 anni di Romagna Mia e ai prodotti a chilometro zero del nostro territorio con Italy, mentre questo alle 20.30, mentre alle 22 al Corona, cioè nell'altra piazza, quella del mercato a pochi passi, faremo la finale del MEI Superstage con i Corvi che festeggeranno i 50 anni di carriera e torneranno su un palco a rappresentare i loro brani storici degli anni 60. Il sabato Notte Bianca si suonerà in un sacco di palchi, da Piazza del Popolo, Teatro Masina, al Palazzo delle Esposizioni, ci sarà una grande festa organizzata da Mefisto e tanta musica folk, è una sorta di Palazzo delle Esposizioni di prodotti a chilometro zero, al Museo Internazionale delle Ceramiche, al Pala La Delchi, insomma nei soliti luoghi abituali che sono sempre strariempiti durante il sabato della Notte Bianca, mentre la domenica chiuderemo al Teatro Masini con Cultura contro le Mafie, dove premieremo i giovani artisti che sono distinti con progetti nei vari segmenti artistici per la legalità, e con una festa in piazza legata allo ska, all'hip hop e al folk. Francesca Diletta per Faenza Web TV.